qualcuno che garantisce, che ci garantisce? Il consumatore sa esattamente che cosa sta acquistando, cosa sta mangiando? È in grado di stabilire la provenienza degli alimenti? A volte sì, a volte no. E lo vedremo. Secondo voi è un risparmio acquistare un olio definito extravergine d'oliva a praticamente meno di 2 euro? È risparmio. Scopriremo a brevissimo che in realtà così non è. 1,69. Proviamo a fare due conti. Bottiglia, etichetta, tappo, che in questo caso non è di sughero ma è di un materiale sintetico, comunque idoneo, assolutamente inerte, idoneo a questi vini di basso prezzo, ma non solo, perché si può usare anche per i bianchi, anche se di qualità. Dicevo, bottiglia, etichetta, tappo, capsula termica, lavoro di confezionamento, trasporto. Ma com'è che costa 1,69? Cosa c'è dentro? E quindi la possibilità di fare delle scelte consapevoli, cioè sapere esattamente di che cosa ho bisogno e come riuscire a discriminare in quella che è ormai una giungla vera e propria, è, penso, ritengo, per me una cosa molto importante. Grazie. Grazie. Grazie.